Siamo con il professor Mario Ricca, ordinario di diritto interculturale all'Università di Parma e siamo alla sede del Consiglio Nazionale Forense. Professor Ricca, professione di avvocato e intermediazione culturale, sono due mondi così distanti oppure hanno un punto d'incontro? No, non sono distanti, anzi, dovrebbero trovare un punto d'incontro proprio per favorire l'integrazione sociale e culturale di chi viene da altri mondi e però condivide i nostri spazi. Da questo punto di vista la professione legale dovrebbe svolgere nei confronti degli stranieri le stesse attività di promozione della coesione sociale che svolge nei confronti dei cittadini, comprendendo i bisogni e gli interessi della gente. Però a questo scopo è necessario dotare le professioni legali di competenze che non hanno, perché mentre l'avvocato, il notaio o altri conoscono la cultura media, quindi il modo di articolare i bisogni delle persone che vivono all'interno della loro comunità culturale, quando vengono persone da mondi lontani tutto questo è molto difficile e le barriere culturali possono costituire insomma, un problema. Osservando però che le culture non sono delle cose, cioè delle entità non superabili, perché in realtà sono strumenti a disposizione delle persone per integrarsi dentro il mondo in cui vivono. Ecco, il diritto da questo punto di vista, anziché è soltanto uno strumento di imperio, può essere uno strumento invece inclusivo, nel senso che può aiutare a tradurre i bisogni delle persone in maniera tale da poter mettere i professionisti in grado di utilizzare in modo creativo e dinamico l'ordinamento giuridico, trovando soluzioni che sono inclusive e promuovono anche la coesione sociale. Un aspetto importante è quello di non pensare all'integrazione sociale o culturale col mondo esterno soltanto con riferimento alle persone meno fortunate e ai cosiddetti disperati del pianeta. In realtà questo problema dell'integrazione sociale e culturale attraverso il diritto riguarda tutti, anche i possibili investitori all'interno del nostro sistema. Da giurista lei ha scritto molto di enciclopedia di saperi. E che cosa significa questo concetto che sembra lontano in realtà dal mondo del diritto e se ci può fare anche un esempio? Un esempio si può fare facilmente. Quando ci si riferisce a enciclopedie di saperi non bisogna però pensare a repertori, no? A saperi fissi e stabili, piuttosto bisogna pensare in qualche maniera a enciclopedie di saper fare, cioè modalità di articolazione delle relazioni con il mondo, perché ciò che conta non è tanto la cultura saputa ma la cultura che le persone possono sviluppare. Riuscire a intercettare gli schemi mentali, no? I riferimenti agli aspetti pratici che le persone utilizzano è molto importante per riuscire a creare sentieri di integrazione. Dal punto di vista strettamente giuridico, per esempio, dentro una contrattazione commerciale esiste una grammatica della buona fede che deve essere articolata attraverso la conoscenza di ciò che si può dire, ciò che non si può dire, le aspettative dell'altra parte, il valore medio dei beni. Tutto questo è essenziale affinché il contratto sia valido e l'altra parte non cada in errore, anche perché tra l'errore e la truffa c'è un confine molto labile. Questo esempio concreto ci permette di capire che anche gli istituti giuridico-positivi hanno bisogno, nell'essere applicati agli stranieri, di qualcuno che sia in grado di comprendere le difficoltà di traduzione. Ora, mentre le persone che vivono in un paese, pur senza conoscere le leggi formalmente, hanno una sorta di sapere giuridico folk che apprendono da bambini, per gli stranieri è molto diverso, perché il loro sapere giuridico folk fa capo, no, a mondi immaginari che hanno spesso radici anche religiose, no, e antropologiche completamente diverse. Allora, per poter applicare le norme in materia smaliziata, corretta, rendendosi conto delle fattispecie, è necessario riuscire ad avere un contatto con queste enciclopedie di saperi che diventano dinamiche e le persone utilizzano nell'incrociare i nuovi mondi. Questo per superare questa sorta di doppia ignoranza che può essere mortale per la coesione sociale, cioè lo straniero non sa cosa la legge dice e nemmeno ciò che pretende senza dirlo, perché nella legge non c'è scritto, quando si parla di buona fede, che cosa bisogna fare e che cosa non bisogna fare. Questo fa parte di un sapere comune che è difficile articolare concettualmente. Al tempo stesso l'ignoranza, prima dell'avvocato, poi dopo può essere del giudice se non interviene in un momento precedente in grado di dare assistenza giuridica, riguardo i bisogni dell'altro, con l'effetto drammatico che spesso le regole vengono applicate a situazioni che non si comprendono, in molte ipotesi tradendo le regole stesse, cioè i presupposti di legittimazione di queste regole, perché se io non conosco i fatti rischio di applicare le norme contro se stessi. Possiamo quindi dire che il diritto interculturale può essere una chiave per avvicinare il diritto positivo a quello che lei ha chiamato un po' un diritto culturale, un diritto folk? La conoscenza giuridica folk è quel sapere giuridico che ognuno sa articolare, grazie al quale non viola le leggi pur senza conoscerle, questa sorta di miracolo quotidiano che si realizza costantemente. Il problema è che questo sapere giuridico folk
è difficile comunicarlo istantaneamente a chi viene da altri mondi. Quando si dice chi viene da noi deve rispettare le regole, ma le regole non dicono tutto, potremmo anche leggere tutti gli articoli, no, delle leggi, dei codici di altri paesi, oppure tutta la giurisprudenza, eppure non capire quello che concretamente dobbiamo fare, perché lo sfondo di senso non è espresso. Allora, quello che bisogna creare in sostanza è una sorta di presa di coscienza dei propri abiti di comportamento che hanno una significazione giuridica, sia da parte di chi arriva, sia da parte di chi già vive nel nostro paese, per unire questi saperi folk nel creare attraverso il diritto positivo nuove sintesi che in realtà siano nient'altro che diritto vivente, possibilità di partecipare alle relazioni intersoggettive, con una precisazione importante, che l'innalzarsi delle frontiere, che oggi insomma, è un fenomeno al quale tristemente assistiamo tutti quanti, è nient'altro che un effetto dell'innalzarsi, o meglio dell'irrigidirsi delle frontiere intersoggettive. Quanto più le frontiere tra le persone si fanno alte, spesse, rigide, tanto più le frontiere geografiche diventano importanti. In questo quadro che lei ci ha delineato, come si può inserire l'attività del Consiglio Nazionale Forense a livello formativo? Beh, questo è un aspetto molto importante, nel senso che questa ignoranza del diritto, soprattutto l'ignoranza circa il sapere quando si ha bisogno dell'assistenza giuridica, prima di agire, quindi prima di fare qualcosa che poi rischia di finire di fronte al giudice, ma non è eliminabile, ha a che fare proprio con l'educazione giuridica. Da questo punto di vista il CNF potrebbe promuovere sia strumenti, l'utilizzazione, lo sviluppo di strumenti di comunicazione, no? Di un sapere giuridico che incontri i problemi della gente, magari facendo indagini anche a livello giornalistico, utilizzando in questa maniera fattiva la comunicazione giuridica. E poi tutto questo problema dell'ignoranza, in realtà potrebbe essere affrontato proprio per risolvere verso il futuro i problemi interculturali attraverso un'attività che si rivolga alle scuole, perché lì ovviamente che le persone cominciano ad acquisire consapevolezza del diritto. E ciò che è importante, che potrebbero fare gli avvocati, e promuovere un insegnamento del diritto che non si limiti alle solite nozioni, chi è il Presidente della Repubblica, come si eleggono i deputati, ma al contrario, che riguardi gli aspetti pulsanti della vita quotidiana, cos'è la proprietà, cos'è un contratto, cosa sono le successioni, quali sono le forme di reato, che molto spesso noi a scuola non conosciamo mai, non studiamo mai, eppure rappresentano la grammatica del nostro vivere quotidiano. Da questo punto di vista, se si incrociasse anche con la conoscenza interculturale, cioè se si utilizzassero per esempio delle favole che contengono i precipitati etici, no, delle diverse tradizioni con i bambini nelle scuole, facendo vedere che la traduzione tra questi contenuti etici poi si può riflettere nell'interpretazione delle norme di legge, si creerebbe un senso di coappartenenza e una capacità di tradurre che rappresenterebbe in sostanza la frontiera di un'integrazione condivisa, dove il diritto diventa uno strumento per la vita della gente e non soltanto qualcosa di esterno, no? Che viene imposto solo quando tu hai un problema.